E dalla Lombardia ci spostiamo ora in Veneto perché questa mattina a Bassano del Grappa si è svolta una manifestazione contro la chiusura del Tribunale della città. Presente il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentiamo l'intervista del nostro inviato Marco Bressanelli. Presidente, è tornato a Bassano, la prima volta non è bastata. Beh, Bassano è Veneto, è fino a prova contraria e ci torno anche tutti i giorni se serve. Noi siamo qui a difendere il nostro tribunale, che per noi non è un tribunalino, quindi si guardino bene anche di definirlo così. Potrebbe essere una cosa bipartisan questa volta a Roma. Ma io spero proprio di sì, qui non è una questione di partiti, di politica, la questione è difendere un tribunale efficiente che chiude le cause civili in 2 anni e mezzo contro i 7 anni e mezzo del Veneto, è un tribunale che serve 37 comuni ed è un tribunale che merita questo status, quindi noi non vogliamo che si chiuda, punto e basta. E poi c'è una struttura vuota. L'ultima chiamata. Scusa? È stata definita l'ultima chiamata questa. Ma io non so se sia l'ultima chiamata, io sono fiducioso, del resto solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso che noi siamo qui, migliaia di persone stanno a testimoniare che, come diceva Rousseau, nel contratto sociale loro delegano le istituzioni a rappresentarle. Sono qui a dire che questa cosa non sa da fare. E poi una struttura vuota che potrebbe essere utilizzata per il tribunale nuovo. Guardi, le do un dato, la chiusura di 31 tribunali, 38 procure, 220 sezioni cuba circa 17 milioni di risparmio all'anno e qui abbiamo 12 milioni di tribunale nuovo che si chiude e non si utilizzerà mai. Questi sono i risparmi che sanno fare. Secondo lei serve per così spingere questa commissione tecnica a prendere la decisione giusta? Ma io penso che sia significativa l'affluenza, ma sia significativo il grido d'allarme che lanciano tutti i nostri sindaci, i parlamentari presenti e ovviamente gli avvocati che sono quelli che hanno portato avanti questa partita e anche i giudici, me lo lasci dire, a dimostrazione che questo è un tribunale non inutile ma un vero e proprio tribunale. I primi 2 mesi la giustizia si è fermata a Bassano ma anche nell'intero Vicentino. Beh, noi insomma abbiamo 2 vittorie, il referendum da un lato, dall'altro il fatto che il TAR ha dato la sospensiva, cioè ha dato ragione al nostro ricorso, il che vuol dire che 2-0, palla al centro, il terzo gol lo segniamo e vinciamo. Presidente, altro argomento, glielo devo fare, piano casa che divide la Lega. Beh, è giusto che ognuno esprima le proprie considerazioni, dopodiché il Consiglio regionale, i consiglieri della Lega e della maggioranza troveranno una sintesi. Siamo nella fase della riflessione e non quella dell'opposizione. Quindi non vi fate dettare dai sindaci l'agenda? Beh, nessuno detta a nessuno ed è reversibile questa visione. Qui non è un problema di prove muscolari, il problema è che è giusto che ci sia un confronto. È legittimo che ci sia, anche perché stiamo discutendo una cosa seria, l'urbanistica e il consumo del territorio. Torniamo al Tribunale, Presidente. Il referendum si farà? Beh, se si fa vuol dire che siamo arrivati al referendum. Noi vorremmo non arrivare al referendum e chiudere questa partita subito.